sono 25 anni di onorata carriera nel settore e tu li festeggi con... Questo è un Flathead del 1947, modello U. È una moto commissionata da un mio cliente, l'abbiamo trovata in Francia e l'abbiamo rifatta dalla razzetta. Ha una storia anche questa moto qua, perché il papà ha quattro figlie e per lui le quattro figlie sono quattro gemme. E allora ha voluto chiamare questa moto gemma appositamente, dando un impegno a una figlia di queste qua che l'ha verniciata tutta quanta. È più di 30 anni che ci lavoro sul settore Harley Davidson, però che sono nella mia officina quest'anno sono 25. Quindi facciamo qualcosa in più alla festa che facciamo tutti gli anni. Seguite Bocin perché il party sarà davvero in grande stile. Quest'anno, oltre alla tua classica gamma QD e V-Performance, hai collaborato per la realizzazione di scarichi su alcune special molto apprezzate e premiate. Le due moto sono semplicemente splendide, non ci sono parole, abbiamo messo anche noi il nostro piccolo tocco e siamo riusciti a dargli ancora qualcosina in più, via. Quest'anno sarai a Sporty Meeting con alcune novità. Anticipiamo cosa troveranno i partecipanti all'interno del Welcome Kit. I partecipanti nel Welcome Kit troveranno un buono che varrà il 20% di sconto su tutti i nostri prodotti della gamma V-Performance. Quindi venite numerosi. Quest'anno Jungle Fever, esatto. Demetrio Piccolo ci riprova. Allora, è un panel del 56, telaio, forcella e ruote sono le sue originali. Ho costruito pedane, leva del cambio, le manopole, manubrio, anche la leva del freno, la leva è di una Custom Tech, però ho messo poi un attacco di una moto anni 70. Le ho modificate, miscelate insieme e mi è venuta una bella chicca. Manubrio molto stretto, ci sono due fanali anteriori che sono derivati da una moto dei primi anni del Novecento, quelle lì a carburo con lo stoppino. Tolto tutto, messo due ottiche, il tema è tutto animalier. Infatti c'è la scimmietta, c'è il giaguaro sull'asta del freno. Quest'anno c'è sempre la luce fuori perché per vedere il 3D la luce gli deve essere sparata dentro, però abbiamo messo anche le luci interne. Abbiamo giocato un po' con i materiali, quindi con la foglia, con la vernice 3D, la resina, il lettering, i filetti e l'animalier, quindi il leopardato, su idea della moglie di Demetrio. Bisogna rendere a Cesare quello che è di Cesare, penso che sia una delle moto più belle della fiera quest'anno. Nuovo pneumatico Rotec 02, pneumatico che va a creare un nuovo segmento, il Super Sport Touring, in quanto nasce come pneumatico Sport Touring, ma nel caso si utilizzi con un ritmo un passo più elevato, si trasforma in un pneumatico Super Sport. È disponibile nelle misure principali 120, 70, 17, 180, 55, 17, 190, 55, 17, e oltre a questo è disponibile anche nel set Adventure classico delle GS. Ragazzi, un momento di pausa, una birra ci vuole. Allora, tre cilindri, quattro cilindri, monocilindrica, bicilindrica, è quella giusta. Ma facciamoci raccontare qualcosa di più. Noi tre cose ci piacciono nella vita, la seconda è la moto, la terza è la birra. Perché monocilindrico o bicilindrica? Avete guidato un bicilindrico o avete guidato un monocilindrico? Hanno comportamenti diversi, vero? Quindi la monocilindrica avrà una gradazione e un gusto in bocca con una ricetta che ti ricorda gli sgreppi su per i monti. La bicilindrica, tutta potenza e coppia, è una IPA. Manca il ceralicolo che ti addolcisce la bevuta. È una IPA forte, subito e potenza. La 3 è una rossa con le spezie del Valdarno, quindi hai gusto e potenza in tutta la bevuta, un po' come un tre cilindri. E la 4 è una Golden Ale all'italiana, come piace a noi, per viaggiare a lungo nei percorsi della tavola italiana. Ah, e questo cos'è? Questo è il Biker Pack. È un regalo, è un gadget che noi facciamo a noi motociclisti. È un portachiave a forma di pistone, uno a forma di chiave inglese e uno a forma di casco.
Oh, bella questa. Sono le nostre borse, borse Seriola. Ok, allora gli ho messo dentro qualche birra, ci vediamo in Toscana. Paolo, la borsa, Paolo. Chopper, novità introdotta quest'anno, casco vintage, quattro calotte esterno, calotta in composito full carbon, per offrire miglior volume rispetto alla taglia. Poi sul casco abbiamo sviluppato una serie di accessori, maschera, una piccola mentoniera o bubble visor. La maschera si aggancia con un sistema integrato nella calotta senza bisogno dell'elastico, così da personalizzare il casco e, in perfetto stile Simpson, rendere un prodotto diciamo abbastanza standard nel design della calotta, un prodotto assolutamente Simpson. Questa è solo un esempio, ma sono tantissime davvero le special con sella firmata da LR Leather. Per me è un piacere collaborare con i grandi customizzatori che mi danno la possibilità di esprimermi al massimo e di poter realizzare pezzi unici di questo genere. E non solo, perché si varia in ogni stile e in ogni esigenza del cliente. Nel 2024 Bike Show di Lowride abbiamo un'ottantina di moto iscritte quest'anno, ma anche tante preparazioni semplici che sono replicabili, portate da amatori che magari fanno nella vita tutt'altro tipo di lavoro. Sportster, pur non essendo più in produzione, rimane una delle moto preferite dagli italiani. Ed è bello trovare qui appunto espressioni di grande passione e lavori importanti. Dalla Franciacorta, Lago d'Iseo, Officina Boldi, Yamaha, BMW, Kawasaki, insomma ogni base sì. È preparata. Sì, esatto. È una BMW R100 RS del 1981. Abbiamo rifatto completamente le sovrastrutture, il telaietto posteriore e tutti i particolari fatti a mano, serbatoio, codino, sella, fiancatine, parafanghi, supporti. La moto è divertente e leggerina. Questa è una seconda linea che teniamo, la AA, dedicata a dei lavori di eleganza, diciamo. Al padiglione 1 anche un'area dedicata alle preparazioni dei dealer ufficiali Harley Davidson. Breakout di Harley Davidson Brescia. Pan America 1250 realizzata da Harley Davidson Verona. Nyster 975 realizzata da Harley Davidson Honorio Moto. Puro R Style. Ancora un Pan America 1250 firmato Harley Davidson Store Roma. Un Softail Slim e uno Street Glide ST realizzate da Harley Davidson Padova. Road Glide. E 48 Harley Davidson Bergamo. Da Terni, Closer Garage, tutto il giorno scattano foto a facce. Facce da moto, perché? Così, siamo venuti a scattare facce in fiera, ci piaceva l'idea di prendere questo panorama di facce belle, brutte, colorate, alte e basse, chiunque, che desse un po' di vita alla fiera. Quest'anno qualcosa di diverso ma altrettanto spettacolare.
Sì, l'idea era di dimostrare appunto che Nico Bikes non realizza solo shopper. Possiamo spingersi su qualsiasi genere purché si tratti di Harley Davidson, e per l'occasione appunto abbiamo portato qui un XR realizzato con un impatto da corsa, quindi una moto super sportiva, ma sempre Harley ovviamente. Per quanto riguarda gli accessori abbiamo rebuffini, abbiamo KN, Kuriaki, ci sono tutti componenti top. Per il resto sì, gran parte dei componenti di questa moto sono stati realizzati interamente a mano, come piace fare a noi, per dare un tocco unico alle moto che facciamo. La gioielleria custom ha ancora un ruolo importante nel mondo biker. Assolutamente sì, infatti siamo qua, stiamo lavorando molto bene, siamo molto contenti, abbiamo avuto tanti clienti contenti che ci sono venuti a ritrovare anche quest'anno, quindi molto soddisfatti. Beh, l'accessorio che va sempre di più è l'anello del maschio, e nella donna anche il bracciale sta ritornando molto. L'argento è sempre di moda. Anche quest'anno siamo qui con il nostro stand dedicato al Custom Road, al nostro evento che sarà il 3, 4 e 5 di maggio, e in quest'anno anche con una veste speciale con le aziende con le quali collaboriamo durante tutta la nostra avventura. Abbiamo FG Gubellini per quanto riguarda le sospensioni, Evolution Audio, una nuova realtà che viene dall'automotive che sta investendo sulla ricerca degli impianti audio, e Evo Sound Custom che customizza supercar e ora sta dando un occhio anche al mondo delle moto. I clienti Harley Davidson del mondo touring cercano non solo la potenza, quindi gli alti volumi, ma anche la qualità della musica. Ecco, CD Garage ha qui le sue due moto, la moto di Andrea e di Diego, con già l'impianto di Evolution Audio. Da sempre la beneficenza è un aspetto chiave per voi. Assolutamente, il Custom Road è giunto alla sua 13ª edizione, il progetto benefico è quello che porta avanti la nostra passione. Quest'anno progetto importantissimo, Fondazione Hill, presso il Besta di Milano, stiamo cercando di comprare un macchinario importantissimo per la neurochirurgia pediatrica oncologica. Patina Garage raccoglie un super team con Abnormal Cycle e Motomania per la Cannibal. Davide Aresi ve la racconterà. Ciao Paolo, ciao ragazzi. Sì, abbiamo vissuto una grande avventura. Abbiamo avuto l'opportunità di partecipare alla Motorcycles Cannonball 2023. E abbiamo attraversato gli Stati Uniti in un percorso di 16 tappe. Mi piace ricordare che la Cannonball è la gara di endurance dedicata a moto antiche più dura del mondo. Abbiamo percorso qualcosa come 7.000 km, ce ne sono successe di ogni, e mi è sembrato giusto e doveroso raccontare la storia, quantomeno tentare di farlo. È stata un'esperienza, una figata pazzesca. Allora, il limite della Cannonball sono moto del pre-1933. 33, quindi parliamo di veicoli davvero importanti, vintage. Che hanno bisogno anche di una manutenzione continua, quindi non oso pensare quanti inghippi, quanti problemi tecnici, insomma. Ma è anche il bello. Assolutamente, il bello della gara. Considera che queste sono moto che hanno l'olio a perdere. Vuol dire che ogni tot miglia il pilota deve fermarsi, scaricare l'olio e andare a rifornirlo. Sono motori, non dico arcaici, però parliamo dei primi del secolo. Bisogna conoscerli, bisogna parlarci, bisogna regolare il rapporto stechiometrico ogni volta. Questo e molto, molto altro nel film in rete nei prossimi giorni. Chi guarda troppo le nuvole non parte mai. Bello. Non può mancare un commento. Oh, cosa ti è piaciuto di più di questo Motorbike Expo 2024? Gli amici, le moto, la compagnia e... La figa. La figa!